insieme all'inventore della CoverNet, Matteo Zingaro, allenatore del settore giovanile di Trentino Volley. Da dove nasce questa idea di realizzare una rete in PVC anti-Covid? Nasce dal fatto che siamo stati ovviamente per tanto tempo fermi, poi abbiamo potuto riprendere, però il contatto con la rete c'era precluso dal fatto che è in dubbio, sulla rete ci si respira in faccia, e questa CoverNet ha proprio questo come obiettivo, quello di togliere il droplet diretto. Secondariamente è una rete totalmente sanificabile, quindi si presenta secondo noi come l'alternativa che in questo momento potrebbe fungere proprio da strumento per ritornare a giocare e, perché no, diventare la rete che verrà poi sempre utilizzata. Questo è ovviamente il nostro obiettivo. È importante sottolineare che a livello di caratteristiche tecniche è molto simile, se non simile in tutto e per tutto, ad una normale rete omologata. Sì, devo dire che dal punto di vista visivo è molto abbastanza complicato vederla, soprattutto in foto, e poi ovviamente ha delle cose diverse, c'è qualcosa di diverso nel rimbalzo. Devo dire che sono però molti aspetti che aiutano il gioco. Qualcosa viene guadagnato nel net sulla battuta, dove è un rimbalzo migliore per il ricettore e quindi la palla non cade giù direttamente. Sulla copertura fa molto, perché diventa quasi una parete sulla quale giocare, e mentre perde qualcosa sulla palla morbida che ci cade dentro, perché non si insacca come faceva la vecchia rete.